All'ospedale di Manfredonia si prova a riqualificare reparti e servizi per rilanciare il nosocomio Sipontino e il nuovo step riguarda il reparto di ortopedia, che tra le principali attività vede attivare la chirurgia conservativa e ricostruttiva per i pazienti più giovani e la chirurgia sostitutiva nella popolazione più adulta. Sono le attività dunque principali del reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Camillo dell'Ellis di Manfredonia. Le equipe specializzate in diagnosi e trattamento di infortuni, problemi funzionali e patologie degenerative che possono colpire l'apparato muscolo-scheletrico, dunque ossa, cartilagine, menischi, legamenti, muscoli e tendini. L'unità operativa dispone di 16 posti letto e l'attività è svolta in regime di ricovero ordinario, ambulatoriale e day service. Un'attività in regime di ricovero e pronto soccorso, fra le patologie più spesso trattate, elenca proprio quelle della frattura ossea che necessitano di un trattamento chirurgico o di un trattamento incruento con un apparecchio gessato, traumi distorsivi, sindromi da compressione nervosa come la sindrome del tunnel carpale o quella del tunnel cubitale, ma ancora la sindrome del tunnel tarsale alla caviglia o le artrosi delle grandi articolazioni o le malattie metaboliche delle ossa. Nel reparto generalmente è attuato il percorso della chirurgia conservativa e ricostruttiva per i pazienti più giovani con interventi mini invasivi di artroscopia e quella della chirurgia sostitutiva, in particolare per protesi di ginocchio e anca nella popolazione più adulta. Questi sono i punti di forza dell'unità operativa. L'artroscopia è un intervento chirurgico mini invasivo che si pratica per diagnosticare e curare disturbi delle articolazioni. Si tratta di una tecnica che richiede solo piccole incisioni cutanee e dunque gli interventi sono eseguiti in regime di day service. Notevoli sono i vantaggi, tra cui la riduzione del dolore post-operatorio, la cicatrizzazione, il minor rischio di infezione e la ripresa più veloce alle normali attività quotidiane.